Allora, andiamo con ordine. Intanto questa partita ci ha regalato un bel record, perché abbiamo saputo oggi, che non lo sapevo, dallo speaker, che nessuno aveva vinto il girone d'andata con tutte vittorie da 3 punti. Questo ci fa capire che la dimensione che abbiamo raggiunto e il gioco che stiamo sviluppando. Quindi un altro bel record, un altro pezzettino di storia che vogliamo scrivere, e quindi ecco, ci fa molto piacere. Ecco, il fatto di andare in Brasile a fare il campionato del mondo un po' mi spaventa, perché è molto lontano e sono conscio che di là gioca molto a favore il jet lag, quello che diciamo peserà molto sulla concentrazione, sulla ricezione, sulla battuta, e sarà questa, diciamo, stanchezza mentale che ci sarà a causa del caldo, che farà la giù, eccetera. Non ci dimentichiamo che lì è molto caldo, c'è un palazzetto caldo proprio a livello di temperatura, perché lì in questo momento è un giugno-luglio, quindi sarà molto caldo, e quindi siamo consci di questo, però ecco, ce la vogliamo, andiamo giù a vederlo, perché questa squadra ci ha fatto vedere tante, ci ha fatto vedere tante cose, tantissime cose. Abbiamo visto, quest'anno abbiamo fatto delle partite incredibili, e a noi ci abbiamo fatto capire qual è, diciamo, lo spessore nostro. Andiamo giù a vedere, al limite torniamo giù senza niente, come abbiamo sempre, come sempre, diciamo, come siamo partiti, senza niente siamo partiti, senza niente torniamo. Andiamo avanti, andiamo a vedere un po' quello che succede. Però Presidente, la SIR non partecipa mai alle competizioni per partecipare, la SIR partecipa per vincere. Vabbè, certo che andiamo giù per vincere, perché dicevo, è molto, siamo conosci anche la storia, un po' ecco, lo dice lunga, quelli che vanno giù, dove viene, diciamo, giocato il campionato del mondo normalmente, vuoi perché c'è poco tempo di preparazione, vuoi perché in mezzo al campionato, ovviamente lo vince la squadra, diciamo, del continente, squadra del continente. Quindi il SAD è favorito? SAD è favoritissimo, perché loro hanno...